Patrizia Bonetti, dopo le dichiarazioni e Domenica Live, ritorna sull'argomento che l'ha vista protagonista nella casa del Grande Fratello, ovvero la vicinanza a Luigi Mario Favoloso. Tra i due solo un'attrazione, nulla più, abbastanza però per giustificare la reazione negativa di Nina Molic, non abbastanza per considerarli più di una semplice attrazione. Per questo, Favoloso ha stigmatizzato l'atteggiamento di Patrizia Bonetti, entrata nella casa come una fidanzatina. Le parole di Patrizia Bonetti: Luigi Mario Favoloso, in questo momento, vuole parlare con Nina Molic, per lui Patrizia Bonetti non è che una parentesi. Una conferma la dà anche la bolognese a Mattino 5, incalzata da Federica Panicucci. Ha interpretato in maniera sbagliata il mio entrare nella casa. Io non devo niente a lui e lui non deve niente a me. In quella casa vivi un'altra dimensione, abbiamo avuto un interesse ed è vero, ma credo che da lì ad avere una vera e propria relazione ci passa un mondo. Io a Luigi non ho dato un bacio e non c'è stato niente di concreto con lui. Quindi, se mi volete attaccare per avere un bacio provocante, allora ok. Io ho attaccato Mariana per il modo di atteggiarsi, non lo aveva mai calcolato e lei si è avvicinata a Luigi. Ho criticato l'avvicinarsi a una persona che non aveva mai considerato, il giorno dopo che io esco. Ma cosa attira tanto le donne di Luigi Mario Favoloso, dato che anche Mariana Falace è sembrata interessata a lui? Patrizia Bonetti spiega che il ragazzo è dotato di un grande carisma e di una forte personalità. Ha una personalità molto forte e a me piacciono gli uomini con questo carattere. E una persona che può tenere un bel discorso e ti può raccontare molte cose. È interessante, ma non è per la bellezza che ti attira. Probabilmente ho sbagliato uomo, sta avendo dei comportamenti che non mi rispettano, quando invece io ero dentro la casa. Sto mettendo in serio dubbio la sua stabilità mentale, è un po' confuso. Le relazioni precedenti: c'è spazio anche per parlare delle relazioni precedenti di Patrizia Bonetti, quelle con VIP del calibro di Stefano Ricucci, di Gianluca Vacchi e di Claudio D'Alessio. Con Gianluca Vacchi sono stata fidanzata per un anno e mezzo, è finita perché abbiamo preso strade diverse, non andavamo più d'accordo e per non rovinare il rapporto stupendo che tuttora abbiamo deciso di finirla. Con Stefano Ricucci sono stata un mese e mezzo, sono successe delle cose molto brutte, è un argomento molto delicato. Mentre con Claudio D'Alessio è durata 8 mesi, non ero in grado di avere una relazione in quel periodo perché ero molto stressata.